però questo clima, diciamo, contro la trasparenza, questa chiusura a riccio è evidente. Stasera ne abbiamo avuto una dimostrazione, perché è accaduta una cosa, secondo me, inaudita, veramente brutta e antipatica, perché ecco, approfitto anche per dare solidarietà a Paco, che ci sta riprendendo. Paco stava riprendendo, come ha fatto tantissime volte, il consiglio comunale. Questa volta qualcuno si è sentito in dovere di richiamarlo e di impedirgli di fare questo. La segretaria comunale. E quando io ho fatto notare al sindaco e al presidente del consiglio che in altre occasioni abbiamo tranquillamente permesso ad altri di trasmettere addirittura il consiglio comunale in streaming senza nessun problema, loro si sono praticamente trincerati dietro questo parere della segretaria comunale, nonostante io gli dicessi chiaramente che il consiglio comunale è sovrano, e se il consiglio comunale decide che Paco può riprendere o che chiunque altro può riprendere i lavori, non ci sono problemi. Evidentemente non lo so, quello che è successo stasera è grave, e veramente esprimo la massima solidarietà a Paco, perché non doveva succedere. Poi la segretaria, che non conosce ancora Monte di Procida e che ci tiene molto alla legalità, alla correttezza di tutte le procedure, ha visto una persona che riprendeva tra i banchi del... Non sapendo che quella persona era Paco, che è un'autorità a Monte di Procida. Purtroppo non le abbiamo ancora insegnato questo aspetto fondamentale, quindi si è preoccupata della legalità della situazione, vista anche in considerazione del fatto che c'è un decadimento audio che avrebbe comunque impedito delle riprese qualitativamente accettabili. Abbiamo lasciato correre la cosa. Sicuramente dalla prossima volta Paco potrà essere immediatamente operativo, e infatti io ci ho tenuto, uscendo dall'aula consiliare, a dirgli: Paco, dopo sicuramente voglio chiarire questo aspetto. Quindi una cosa da niente, che sono certo che le opposizioni faranno un rave party stasera su questa cosa, ma insomma potranno terminare tra poche ore, perché diciamo c'è poco su cui trastullarsi, è una cosa a cui diciamo rimedieremo a brevissimo. Una preoccupazione che diciamo sarà... Insomma, non c'è problema, state tranquilli, la libertà democratica e partecipativa è assolutamente garantita. Guarda, io mi preoccupavo solo del sorriso sulle labbra di Paco, che finalmente è ritornato. No. Io Paco dopo, tra l'altro, lo inviterò anche, diciamo, se tutto va bene, tra poco avrò una riunione politica importante con elementi di spicco della politica campana, diciamo, e approfitterò della presenza e della disponibilità di Paco per, diciamo, evidenziare degli aspetti di questa riunione.